troviamo in strada Curtatona. Questo è uno dei punti più bassi dell'intero snodo dell'area della Fossalta, e qui dove sono stati fatti importanti lavori di contenimento. Vediamo queste mura, queste paratoie che in caso di innalzamento più importante dell'acqua dovrebbero chiudersi per proteggere il quartiere. E ci troviamo in una condizione già particolare, perché il ponte è chiaramente stato chiuso, uno dei punti più bassi, l'acqua è già arrivata a lambirlo, ma soprattutto anche a causa di questa enorme quantità di detriti che adesso con l'intervento delle ruspe stanno per essere rimossi. Una condizione necessaria per far fluire l'acqua, che ancora comunque scorre tranquillamente. Vediamo la situazione com'è, e questo grazie appunto al fatto che il Panaro è ancora in una condizione di piena relativamente tranquilla, ad un livello molto più basso di quello che è il tiepido alla Fossalta, per cui permette al tiepido, circa un chilometro dopo aver passato il ponte sulla Via Emilia, di fluire appunto nel Panaro. In questo caso però si può contare anche sulla protezione di queste barriere, che nel momento in cui l'acqua dovesse alzare ulteriormente si chiudono e andranno a protezione del quartiere, che negli altri anni era stato allagato.